Dunque, l'ambiente online o l'ambiente digitale? Che cos'è l'ambiente digitale? Intanto non è una cosa in più rispetto all'ambiente reale dove si svolgono i laboratori, ma è parte integrante delle stesse occasioni di riunione e dei laboratori. È un pochettino, come posso dire, la continuazione, al di là dello spazio fisico in cui ci si ritrova e al di là del tempo limitato in cui si sta in quel preciso ambiente a discutere e deliberare e partecipare. Quindi ci sarà la possibilità di continuare questa esperienza e di continuarla, chiaramente dopo che è iniziata, e soprattutto di prepararla, la fase di pre di cui parlava Marco. Ecco, nella fase di preparazione ai vari laboratori sarà proprio l'ambiente online che permetterà di condividere una serie di materiali, di documenti, di informazioni che metteranno in grado i partecipanti di partecipare effettivamente in maniera attiva. Lo stesso avverrà poi nella fase durante i laboratori in presenza. Ecco, in quel momento i laboratori online, i laboratori digitali, gli ambienti digitali dei laboratori saranno l'accompagnamento, saranno la registrazione, saranno supporteranno l'editing. Si diceva noi faremo la sceneggiatura, scriveremo la sceneggiatura, partecipare significa scrivere le domande che ci porremo, solo così forse riusciamo anche ad essere autori delle risposte che chiederemo e che cercheremo di darci. Ecco, la parte digitale dei laboratori sarà appunto nella fase che accompagnerà il momento in presenza di supporto all'editing, l'abbiamo chiamato. E poi ci sarà il momento successivo, che automaticamente non può che coincidere con il momento di preparazione all'occasione di riunione successiva che seguirà, quindi alle varie scansioni dei laboratori. Come avverrà tutto questo? Noi abbiamo stretto un accordo con Google, quindi ci serviremo degli strumenti, delle cosiddette Google Apps. Molti di voi probabilmente le conoscono, le utilizzano. Quindi strumenti formidabili, strumenti meravigliosi di grandissime potenzialità. Però qui devo precisare una cosa. Allora, chiaramente sono i Google Groups, cioè un gruppo per ogni laboratorio. I Google Sites, quindi un sito messo online che permetterà di raccogliere tutti quelli che sono i contenuti e i contributi e le informazioni, i dati che produrremo durante i laboratori e di renderli fruibili, di permettere quindi di partecipare anche a coloro che non sono fisicamente presenti ma attraverso gli strumenti della rete riescono ad accedere. E poi i Google Documents, che sarebbe una sorta di Office Suite, insomma tutti gli strumenti che siamo abituati ad usare per la scrittura dei nostri documenti. Dicevo, devo spendere una parola, perché dice, meraviglioso, ci fanno partecipare, non ci trattano come allo zoo, aprono alle nostre decisioni, però con questi strumenti, se sono questi gli strumenti con cui io devo partecipare, attenzione, io ho un limite, io non li so utilizzare, che faccio? Mi date questa meravigliosa pagina bianca e io però che questi linguaggi non li conosco mi trovo un po' spiazzato, molto limitato, poco partecipativo. Ecco, questa non è mai la nostra, noi che ci serviamo spesso delle nuove tecnologie. Noi difficilmente demandiamo poi tutte le operazioni alle sole tecnologie. Ogni volta che noi utilizziamo le nuove tecnologie per dare la parola, ecco, noi accompagniamo questo processo con una parallela fase di assistenza, con una sorta di tutoraggio continuo, con operazioni di formazione ai linguaggi che questi nuovi strumenti chiamano in causa. Perché attenzione, questi nuovi strumenti si portano dietro dei linguaggi automatici, degli automatismi che
che sì, apparentemente sembra che permettano di scrivere, di esprimersi e di dire in piena libertà quello che si ha dentro. In realtà poi sono limitati a una gamma ben precisa di opzioni. Beh, noi crediamo che se si arriva a conoscere a fondo i linguaggi che sono specifici di questi nuovi mezzi di comunicazione e che forse sono da reinventare o da inventare ancora di questi nuovi mezzi di comunicazione, beh, la libertà di utilizzo sia effettivamente tale.